come umano lui. Allora, Luca Manfredi, siamo partiti da papà, siamo passati per Alberto Sordi e questo è il terzo, sì. Questa, arriviamo a chiudere questa trilogia, sì, insomma, di figure monumentali dello spettacolo italiano con Paolo Villaggio. Sì. E, è stato forse dei tre quello più complicato da mettere in scena, perché magari quello più a rischio imitazione che faceva scadere tutto, invece il lavoro che avete fatto è stato eccezionale, secondo me. Sì, no, hai ragione, era sicuramente il personaggio più complicato, anche perché era quello che conoscevo meno, cioè io ovviamente mio padre ce l'ho avuto a casa, Sordi lo stesso era un frequentatore di casa mia, Villaggio l'ho conosciuto meno, però mi sembrava giusto fare un grande omaggio a Paolo Villaggio, perché indubbiamente è stato un artista che ha lasciato un segno importante nell'ultimo quarto del Novecento della commedia italiana, con la parodia impietosa dell'impiegato italiano, no? Che poi lui ha sintetizzato nella figura mitica del ragionier Fantozzi, l'antieroe per eccellenza. E una maschera grottesca ma anche divertentissima, che credo che rimarrà indelebile nella memoria di tutti noi. Però l'ho voluto fare perché pochi sanno che in realtà Villaggio, pur appartenendo a una famiglia borghese benestante di Genova, ha realmente fatto l'impiegato alla Cosider di Genova per circa 7 anni, ed è proprio in quel mondo che ha attinto con la sua fantasia per poi dare luce a tutti i suoi personaggi futuri, come Fantozzi o come Fracchia. Ecco, esatto, proprio perché è un personaggio che conoscevi meno, quindi diciamo hai dovuto, fra virgolette, studiare, no? Più di altri. Beh, l'ho dovuto studiare più degli altri. Esatto. E mi sono confrontato in questo poi con i figli, mi sono avvalso della loro collaborazione. Perché... Cosa ti ha stupito in quello che ti hanno raccontato? C'è qualcosa che proprio non ti aspettavi? Ma no, in realtà è quello che ho scoperto. È un personaggio che aveva di fondo anche una sua grande umanità. Villaggio viene vissuto dal grande pubblico come un personaggio a volte anche sgradevole, no? Molto aggressivo, con una comicità sarcastica, tagliente. Invece nel privato aveva anche una sua grande umanità. Io ho avuto modo di conoscerlo negli anni Ottanta, quando mi dedicavo alla pubblicità, e durante uno spot pubblicitario dove lui faceva il testimonial che praticamente legava una casalinga vicino alla lavatrice, ho avuto modo di conoscerlo meglio e sono rimasto affascinato dalla qualità della sua persona, un uomo molto intelligente, molto colto e con una grandissima personalità. E proprio perché lui è stato un innovatore, no? Anche della, sì, comicità, sì. Oggi cosa resta di quella comicità innovativa che aveva creato, a parte i neologismi che tutti usiamo nella quotidianità, no? Ma com'è cambiata? Ma sai, oggi resta soprattutto Fantozzi, no? Del suo tipo di umorismo, di comicità. Poi lui è stato un antesignano, uno che diciamo ha rivoluzionato il modo di fare la televisione, perché ha iniziato a fare una conduzione controcorrente. All'epoca c'erano dei conduttori che erano molto per bene, molto diciamo accarezzavano il pubblico, mentre lui è stato scelto proprio perché era uno che andava controcorrente, era un grande provocatore, aggressivo, e quindi strapazzava il pubblico, quindi ha aperto un nuovo modo di fare la televisione. Esatto, e per interpretarlo hai scelto Enzo Paci, una scelta non scontata. E come sei arrivato? Insomma, perché di solito quando ci sono questi grandi biopic il protagonista è sempre un attore di grido. In questo caso sì, avete puntato, secondo me, invece sulla bravura. Sì, io guarda, mi sono spaccato la testa per mesi, perché era una richiesta che mi era stata fatta di trovare un attore noto che potesse interpretare Villaggio. Non mi è venuto in mente nessuno, e io poi ho convinto la RAI e dico: guarda, secondo me è molto più giusto un attore meno noto ma perfetto per fare Villaggio che non mettere un attore noto sbagliato. Dopo mesi di ricerca con la mia casting Claudia Marotti ci siamo imbattuti in Enzo Paci, che è figlio di quella grande scuola genovese che ha dato i natali a molti artisti straordinari come Gilberto Govi o anche artisti del campo musicale.
io ho capito che Enzo non solo era straordinario, bravissimo nella sua interpretazione, ma aveva studiato fin da ragazzino la comicità di villaggio e l'aveva assimilata dentro di sé, restituendola in un modo che credo nessun altro sarebbe stato capace di fare nello stesso modo. La scelta poi di fermarsi proprio nel momento in cui arriva Fantozzi. Beh, questa è una scelta che io ho fatto anche nelle altre biografie, sia quella di mio padre, che si fermava al momento del successo con Canzonissima, e anche di Sordi quando fa l'Americano a Roma. Cioè, mi sembra inutile raccontare al grande pubblico quello che poi già sa, no? Cioè, tutta poi la carriera e il successo di questi grandi personaggi lo conoscono attraverso i loro film al cinema. Mi sembrava interessante raccontare il prima, come arrivano a quel successo. Però magari per un pubblico, insomma, che vede il suo Beniamino portato sullo schermo, magari potrebbe avere anche apprezzare magari le ricostruzioni. Qui in parte c'è, perché vabbè, ad esempio c'è la sedia, c'è il puff di Fracchi, eccetera. Sì, c'è. Però ecco, magari una ricostruzione sarebbe stata una cosa anche molto interessante da quel punto di vista. Sì, però poi ci dovevamo confrontare anche con delle limitazioni di tempo. Cioè, il film doveva durare 100 minuti e quindi in 100 minuti tutto non puoi fare, devi fare delle scelte. Si può sempre fare un sequel magari, no? Chi lo sa, se la Rai vorrà farlo vedremo, ne parleremo, chi lo sa. Chi lo sa. Va bene, allora in attesa di scoprire se riusciremo un giorno a vedere, sì, anche un sequel in cui si possano vedere anche poi gli altri attori, anche, sì, di Fantozzi e di tutti, diamo quell'appuntamento per la messa in onda. Sì, il film andrà in onda il 30 maggio, che è un giovedì, in prima serata su Rai 1. E allora grazie e complimenti. Grazie.